Massimo De Giorgio è il fondatore di Human Software. Di cosa si occupa l'azienda e perché la scelta di partecipare al Technology Biz? Human Software è un'azienda che si occupa di innovazione, di soluzioni innovative per le aziende ed ha sede a Salerno, a Lancusi, vicino all'Università degli Studi di Salerno. Perché in Technology Biz non è la prima volta che partecipiamo, perché crediamo che Technology Biz sia un momento importante per l'IT campana, di giusto valore, di importante valore anche di confronto con le altre realtà del territorio. Quali sono le novità che presentate quest'anno? Quest'anno abbiamo voluto non presentare le nostre soluzioni, le nostre applicazioni, ma abbiamo voluto dedicare la presenza in Technology Biz ai nostri clienti, perché presentiamo la loro soddisfazione, la loro passione nel lavorare con noi, nel utilizzare, nel creare, nell'ideare con noi le soluzioni più adatte per le loro imprese. Parliamo di soddisfazione del cliente, ma anche di come mettere l'individuo al centro del mondo tecnologico. Bene, quali sono i vostri ingredienti e la vostra ricetta? Allora, sicuramente progetti approcciati in modo schematico, partendo da grandi progetti ma scomposti in piccoli passi. Le nostre imprese campane hanno bisogno di grande valore nei progetti, ma in piccole dosi, per modulare meglio il budget, ma anche per avere un ritorno dell'investimento immediato. Poi il team di Human Software è un team fortissimo, di giovani, che hanno fatto proprio la mission e le modalità di Human Software, quindi con tanta passione, tanto sforzo e tanto divertimento approcciano al loro lavoro quotidiano. Parlando del futuro, che cosa aspetta? Cosa c'è all'orizzonte? Beh, non posso nascondere che il futuro e il presente non è facile, quindi tracciare un futuro in questo momento è estremamente complesso, lo sappiamo tutti, i nostri clienti hanno difficoltà, che le quali però affrontiamo quotidianamente per piccoli passi, moderando il budget, ma anche abbiamo delle difficoltà di tanti giovani neolaureati che sono nel nostro territorio, noi ripeto siamo vicino all'Università di Salerno, che non trovano lavoro e per noi è una sofferenza, perché avremmo anche da dare lavoro, ma non ci sono incentivi, non c'è tanto liquidità, tanto denaro in giro, per cui dobbiamo un attimino aspettare tempi migliori. Navighiamo un po' a vista, un po' siamo attenti alle esigenze dei clienti, ma siamo ottimisti.